Benvenuti a questo nuovo video relativo all'elettropneumatica elementare. Vedremo come realizzare una sequenza, conosciuta anche come ciclo quadro, A+, poi B+, A- e poi B-. Qui vediamo il ciclogramma, il grafico dei passi, dei movimenti. Abbiamo prima il movimento A+, poi quando il cilindro è uscito e va a toccare, per così dire, va a settare il fine corsa A1, A1 comanda il B. B esce, il suo fine corsa esterno, estremo, B1 comanda il rientro di A-, il fine corsa 0 comanda B0 e B0 insieme allo start fa ripartire il ciclo con A+. Quindi questa è la nostra sequenza. Andiamo, metto la griglia così da organizzare meglio i componenti. Andiamo a prendere i componenti. In questo caso utilizzo un cilindro a doppio effetto. Vado a prendere il righello per il fine corsa, la valvola di pilotaggio 5-2 bistabile ad elettrovalvola. Andiamo a vedere dove si trova. Eccola qui. Andiamo a collegare la connessione 2 con il rientro del pistone, il 4 con l'uscita del pistone. Vado anche a mettere i due scarichi sul 3 e sul 5, mentre l'1 è l'ingresso dell'alimentazione della pressione. Eccolo qui. Vado a modificare un attimo anche questa, tolgo i pilotaggi sia sulla sinistra che sulla destra e vado a togliere anche il comando manuale, lasciamo solo il pilotaggio elettrico. Bene, vado anche a scrivere le etichette, questo è il pilotaggio per A+, questo A-. Vado a descrivere il fine corsa a 0 si trova ad una distanza 0, il fine corsa a 1 si trova ad una distanza da 100. Adesso per l'altro gruppo basta copiare e incollare e modificare semplicemente le etichette, poi è tutto pronto. Va bene, questa è la parte del circuito di potenza, adesso è completato. Passiamo adesso al circuito di comando elettrico, prendiamo i componenti necessari, quindi il 4 volt e lo 0 volt. Cominciamo a prendere i pulsanti. Un pulsante normalmente aperto che ci fungerà da start. Vado a scriverglielo, assegniamo la nostra etichetta start e prendiamo anche un pulsante normalmente chiuso che sarà il nostro pulsante di stop. Stiamo creando un circuito di autoritenuta in modo che il segnale istantaneo proveniente dallo start diventi un segnale continuo memorizzato dal relè e dal suo contatto. Adesso andiamo a completarlo. Mettiamo un relè. Lo chiamiamo X e prendiamo un contatto normalmente aperto per completare l'autoritenuta. Questo contatto aperto è un contatto aperto dipendente appartenente al relè. Come sappiamo, quando un relè
quando il relè è eccitato, i contatti del relè, quelli che sono aperti, si chiudono e quelli che sono chiusi si aprono. Così, prendendo un contatto normalmente aperto quando il relè è eccitato, questo contatto sarà chiuso. Ma per vedere meglio il risultato, mandiamo in esecuzione il programma e vedremo cosa, anche se tutti sanno cos'è il circuito di autoritenuta, andiamo a vederlo anche in simulazione. Andiamo a premere il pulsante di start, che è un segnale istantaneo. Adesso lo tengo premuto apposta per vedere il percorso. Lo start è stato attivato, vedete che passa dallo stop, che è chiuso, attiva il relay X, che va a chiudere il suo stesso contatto. Quando tolgo la pressione dal pulsante di start, il relay rimane autoalimentato perché il suo contatto che era aperto e si è chiuso, e quindi l'alimentazione non c'è bisogno che arrivi dallo start, ma arriverà al suo stesso contatto. Per questo si chiama autoritenuto, perché si ritiene da solo. Così abbiamo trasformato un segnale istantaneo dello start in un segnale continuo. Per eliminare il segnale continuo, basta, devo andare a togliere l'alimentazione premendo lo stop. Così ci siamo creato una memoria per rendere il nostro segnale automatico. Adesso, se andiamo ad esaminare il nostro ciclogramma, la nostra sequenza dei passi, il movimento A più dipende da B0, quindi vado a prendere un contatto, lo metto qua, vuole partecipare, ah sì, perché scusate, perché sono in RAM, prendo il contatto, lo metto qui, e l'altro lo metto qua. Adesso vediamo perché, anche se è molto intuitiva la cosa. Nella nostra biblioteca non abbiamo il componente che sia già un fine corsa, bisogna cliccargli sopra e indicargli che è un B0, così lo trasforma in un fine corsa. Anche se il fine corsa l'abbiamo scelto aperto, adesso graficamente lo fa vedere chiuso, perché vedete c'è questa freccia verso in su, per indicare che il fine corsa è già premuto. Infatti B0 è già in pressione dallo stelo. Tutto questo mi deve dare la mia uscita, il mio A più. Adesso finiamo i nostri collegamenti. Questo A più. Questo è il simboletto della bobina dell'elettrovalvola, qui c'è il taglio, qui c'è il taglio, della bobina dell'elettrovalvola. Devo indicare l'etichetta A più, in modo tale che il software riconosca che il comando che arriva in A più è quello che si trova su questa elettrovalvola. Vado a collegare anche questo e adesso vediamo cos'è questo contatto. Questo contatto deve essere un contatto del relè X. Per quale motivo? Perché l'inizio ciclo avviene da B0, ma B0 deve essere comandato da un segnale di inizio ciclo, quindi da un segnale che in questo caso non viene dallo start, perché lo start è stato memorizzato, ma essendo stato memorizzato dal relè X, uso un contatto del relè X. Se non usiamo questo contatto, non appena diamo pressione all'impianto, il fine corsa B0, essendo già premuto, il ciclo parte automaticamente, e per fermarlo poi bisogna prendere a martellate il B0 in modo che non abbia più il contatto, oppure è molto più utile mettere il nostro segnale di comando. Quindi questo sarebbe start e B0 mi danno più. A esce, quando arriva in A1, il fine corsa 1 deve comandarmi il movimento B più. Quindi prendo un contatto generico che diventerà tra pochi secondi il nostro fine corsa A1. E questo qui deve darmi il comando per il nostro B più. Faccio un po' di spazio.
Arriviamo a B1, il D1, fine corsa B1, deve comandarmi il rientro di A. Quando A è rientrato, il fine corsa A0 comanda il ritorno e rientro del cilindro B, del pistone B, fino a B0, per cui poi di conseguenza il B0 insieme a X, che dipende dal relè, le farà ripartire di nuovo a più. Riprendiamo l'elettrovalvola, la bobina dell'elettrovalvola. Vediamo la sua etichetta, contatto generico lo trasformiamo in fine corsa A0, abbiamo messo il fine corsa A0, me lo segna direttamente chiuso anche se è aperto perché mi fa vedere che il fine corsa A0 comunque è già in pressione. Lo mettiamo qui. A questo punto, se mando in esecuzione il mio programma, la mia sequenza, vediamo che il 24 volt sta alimentando tutti i componenti, che a 0 essendo chiuso ho già il B in rientro, vedete infatti, è già comandato, così come è già in rientro a meno. Bene. Questo non dipende da un segnale elettrico, ma dipende da un segnale in pressione, ma dipende dal segnale della pressione perché per default quando entra in pressione esce da questo foro e quindi è già in fase di rientro. Andiamo a premere il pulsante di start, più B più A meno B meno. Qui possiamo vedere il percorso dei comandi elettrici. E in che modo l'autoritenuta mantiene il relè eccitato, così che tutti i contatti che erano aperti rimangono chiusi, come in questo caso, per cui il contatto del relè che equivale allo start è in B0, mi danno a più. Tolgo un attimo, blocco la simulazione e proviamo a mettere un pulsante per avere l'opzione o ciclo continuo, dipendente da questo da relè, oppure ciclo singolo. Questo lo chiamo pulsante CS, ciclo singolo. Cosa succede? Succede che se voglio un comando che vada continuamente, uso questo gruppo qui. Se invece voglio eseguire il ciclo una alla volta, vado a premere questo contatto che non c'entra niente con il gruppo di memorizzazione. E così, quando premo, insieme a B0, esegue un ciclo e poi si ferma perché questo segnale istantaneo non ha nessun tipo di memorizzazione. Andiamo a provarlo. Così bisogna fare uno alla volta, un ciclo alla volta. Bene, abbiamo visto quindi in che modo realizzare un semplice circuito pneumatico con una sequenza di questo tipo dove non sono presenti segnali bloccanti e quindi basta semplicemente seguire il percorso degli steli, quali sono i fine corsa che sono attivati e in sequenza vanno a comandare la prossima azione, la prossima movimentazione. Abbiamo visto anche come realizzare un comando di autoritenuta per avere un comando continuo
o come avere anche l'opzione di un comando singolo. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero sia stato di vostro gradimento e arrivederci al prossimo video.